Voglio sentire un momento Claudio Cerasa, direttore del Foglio, come sapete. Ciao Claudio, buongiorno, ben trovato. Fammi sempre vedere anche però la ciliegia gigante, ecco, l'adoro. La Cerasa, la Cerasa. Allora, senti Eccola Claudio, qui. hai visto che strana mattinata il PD e Sì. Leo che aderiscono in piazza alla protesta contro l'amministrazione romana e invece un palco in Umbria che noi siamo, come dire, siamo in attesa fervida di vedere con Zingaretti, Di Maio e Conte tutti assieme appassionatamente sull'Umbria. Che ci raccontano queste due scene? Ma intanto per giocare con una battuta, ma neanche troppo, Roma è l'unica città in Italia in cui non si percepisce in maniera forte una grande differenza tra quando c'è uno sciopero e quando non c'è. Perché Purtroppo hai bisogna dire le ragione. cose come stanno. Roma è una città in cui l'emergenza non esiste, esiste però una costante e quotidiana, ordinaria incapacità dell'amministrazione di questa città a garantire dei servizi ordinari. Io quando sento parlare di leader politici che dicono che Roma dovrebbe avere poteri speciali, Certo. io mi vengono i brividi, perché è come se si stesse dicendo che i problemi che riguardano Roma sono delle emergenze irrisolvibili. Sono tutte cose perfettamente risolvibili con Scritta un po' di meglio, attenzione all'efficienza, con un po' di attenzione ti alle volessi questioni candidare a sindaco, Cerasa, che quotidiane e normali. c'hai un'idea così No, ma semplice sulla gestione di Roma. io vi faccio veramente un piccolissimo A esempio. metropolitana. A Roma c'è una Esatto. stazione della metropolitana che Barberini. si chiama Barberini, Esatto. che da 200 Sette mesi. giorni è Sette mesi. chiusa Esatto. e da una parte, diciamo, c'è un'indolenza totale anche delle forze politiche d'opposizione che dovrebbero stare in piazza non quando c'è lo sciopero, ma ogni giorno dovrebbero ricordarci che per la capitale d'Italia è una vergogna avere una metropolitana chiusa senza che nessuno Non spieghi so. perché. Allora, Immaginatevi se a New York per la tua 200 giorni posizione è chiarissima. chiudessero la. Posso dirti per rincuorarti che su Piazza Barberini, su quella incredibile fermata chiusa, noi personalmente abbiamo fatto dirette, direi decine, quindi insomma ce ne ricordiamo spesso perché effettivamente è il simbolo di una follia, Sì. ma volevo provare però a allargare un attimo il campo sulla politica.